Ciao a tutti, siamo con Rocco Paladino, CEO e game designer di Mangrip Game Studios, studio italiano che sta sviluppando Reverse Time Collapse, un videogioco incentrato sui viaggi nel tempo, esatto. Diciamo così a grandi linee. Appunto, vorrei chiederti una presentazione, cioè dovresti presentare in una risposta, diciamo, il gioco. Di che cosa si tratta? Allora, Reverse è un'avventura grafica, con componenti stealth e con una caratteristica che chiamiamo puzzle over time, dove praticamente i puzzle delle classiche avventure grafiche vengono risolti anche con una componente in più che è appunto il tempo. Essendo un gioco che tratta del viaggio nel tempo di tre persone che dal 2047 saltano indietro per i vari eventi della storia americana, quindi WikiLeaks, attacco alle torri gemelle, assassinio di Malcolm X, assassinio di Kennedy, e poi andiamo a Roswell, essendo una storia fantascientifica. Praticamente, dicevo, essendo un viaggio nel tempo, abbiamo la possibilità di switchare tra questi tre personaggi per poter risolvere poi enigmi e puzzle dal passato al futuro, perché ci si ritroverà spesso in alcune occasioni dove i personaggi sono nello stesso luogo ma in tempi diversi. Okay. È un'ulteriore caratteristica che poi è piaciuta a molti di quelli che a cui l'abbiamo mostrato, e praticamente l'abbiamo chiamata meta reality. Il sfondamento della quarta parete. Esatto. Che era la mia domanda successiva. Come, esatto, mi anticipate. Come è nata questa idea di sfondare la quarta parete, che è una cosa abbastanza unica, diciamo, nel mondo dei videogiochi? Sì, allora l'idea è nata proprio dal fatto che mi piaceva il coinvolgimento del giocatore all'interno del gioco, cioè quindi dare un ruolo, quindi come se fosse un gioco di ruolo in quel senso lì, creare un ruolo nella trama, poiché la natura della trama, quindi il viaggio nel tempo, ci permetteva di farlo in un modo abbastanza semplice, nel senso che poiché ci raccontiamo una linea temporale, e su questa linea temporale praticamente i protagonisti si trovano nel futuro, potrebbero anche essere nel presente e nel passato, il quarto protagonista che sei tu, praticamente sei nel tuo presente con la tua storia, il tuo nome, e vieni coinvolto nella storia, come praticamente ti contattano dal futuro, quindi lo scienziato dal futuro, e ti dice: guarda, ti abbiamo selezionato perché sei la persona giusta nell'epoca giusta, perché ci servono alcune informazioni che stanno succedendo nel tuo tempo, che si trovano nel tuo tempo e che nel futuro alcune sono state censurate, alcune non le conosciamo. Allora, infatti, per esempio, per fare un esempio, il primo puzzle da risolvere, trova un'immagine dell'assassinio di Kennedy, perché dobbiamo trovare la persona che ha assassinato Kennedy, che serve al protagonista del gioco, che sono state censurate nel futuro, quindi devi andare su Google, cercare l'app, è una cosa molto interattiva, scaricare l'app. Bellissimo. E quindi la componente è l'app, perché volevamo proprio dare qualcosa, l'utilizzo di qualcosa di quotidiano, quindi il cellulare meglio di uno smartphone. Esatto, quindi devi cercare la foto, scansionarla e inviarla, invii queste informazioni al futuro e si sbloccano delle cose relativamente al plot, ai passi successivi puzzle. La domanda di solito che mi fanno spesso è: ma è necessario? Sì. Ma invece la domanda che ti faccio io è: a seconda dell'immagine che si manda può cambiare lo sviluppo? Cioè, diciamo, ogni singolo giocatore può avere una propria, sicuramente sì, perché immagino che ogni singolo giocatore poi andrà ad avere la propria esperienza personale anche dovuta a questa interazione, ma il fatto che si invii, come ho fatto tu l'esempio, una determinata foto di Kennedy o un'altra, allora noi in realtà sono poche le foto inviabili, le altre naturalmente daranno errore perché poi c'è la complessità. Certo. Nel puzzle specifico, questo qui, sono tre tipologie di foto e non c'è un video per questa cosa qui, però per altre diciamo situazioni sì,
principalmente per quanto riguarda la biforcazione della trama un po' a David Cage. Esatto. Abbiamo dei finali alternativi, e diciamo sì, si personalizzerà l'esperienza, perché poi tra l'altro la persona, quindi il giocatore, invierà anche messaggi ma scritti da lui al personaggio con delle risposte, oltre al fatto che un'altra cosa molto bella che mi piace sempre specificare è che i puzzle si aggiorneranno giorno dopo giorno dall'uscita, quindi okay. Se succede qualcosa dopo un mese che l'hai comprato, ti chiederà il sistema, ti chiederà una notizia relativa a quello che è successo, così ti dà una immersione. Può diventare infinito così. Nel teaser vostro noi siamo ciò che ricordiamo. Sì. È per questo motivo che avete scelto di non tornare troppo indietro nel tempo, ossia medioevo o cose simili, per far sì che comunque il giocatore possa essere anche un po' più partecipe. Insomma, magari non tutti si ricorderanno di aver vissuto l'assassinio di Kennedy, ma quasi tutti magari l'attacco alle Torri Gemelle. L'attacco alle Torri Gemelle l'hanno letto, comunque l'assassinio di Kennedy è una cosa abbastanza recente e anche molto sentita. Tra l'altro in America è molto molto sentito ancora. L'assassinio di Kennedy, l'attacco alle Torri Gemelle è sentito in tutto il mondo. Poi ci piaceva aggiungere questa componente anche un po' educational, cioè un po' all'Assassin, quello che voleva fare un po' all'inizio, però Assassin's Creed poi si è perso un po', però ci piaceva raccontare un po' la storia moderna non viene tanto raccontata, viene sempre... di solito scuola si arriva di fretta, sì, alla fine, esatto, alla fine viene passata. Sì, noi siamo quello che ricordiamo, perché è anche un po' una frase filosofica, perché effettivamente se tu il giorno dopo non dovessi, cioè dovessi ricordare delle cose che non sono mai accadute, okay, oppure non dovessi ricordare più nulla, chi sei in realtà? Esatto. Volevo concludere l'intervista innanzitutto ringraziandoti per la disponibilità. Grazie. E cosa puoi dirci sulle piattaforme, su dove arriverà il gioco e se c'è già un'indicazione per una release approssimativa o meno, ecco. Sì, allora il completamento del gioco dovrebbe avvenire più o meno in un annetto di lavoro. Stiamo cercando contatti con publisher, cioè già abbiamo contattato dei publisher, siamo in trattativa con uno. Nel caso dovesse andare tutto male, dovremmo lanciare un Kickstarter per il completamento, perché è un progetto abbastanza grosso anche per la qualità grafica che abbiamo scelto, che non è da poco. Il motore grafico che avete utilizzato è Unity. Tra l'altro poi abbiamo collaborato, al di là dei ragazzi che sono con noi nello studio, abbiamo collaborato con artisti del calibro di Shadi Safadi, che ha lavorato per Uncharted, The Last of Us, 3D modeler e anche environment artist che hanno lavorato con Ubisoft, quindi a Assassin's Creed Division, e quindi praticamente abbiamo scelto questa qualità. Ci vuole un po' di tempo per completarlo, un annetto più o meno, e speriamo diciamo di pubblicarlo entro l'inizio del 2020. Quindi. Okay. Per quanto riguarda le piattaforme, sicuramente PC, perché stiamo sviluppando del PC, e Xbox, perché abbiamo fatto un accordo con Microsoft per la pubblicazione. Tra l'altro siamo andati anche a mostrarlo a casa Microsoft a Milano a luglio, e per PlayStation siamo trattativa. Sì, okay. Stiamo cercando di capire, in realtà ci hanno approvato come sviluppatori, però dobbiamo capire un attimo l'effort per la conversione, dipende anche un po' dal publisher. Contate di lasciarle comunque tutte contemporaneamente o prima PC e poi... No, diciamo, per quanto riguarda il rilascio è sempre consigliato di lasciarlo su tutte le piattaforme avendo un'unica finestra di lancio, poiché stiamo comunque sviluppando contemporaneamente sia per PC e testando poi il porting per Xbox, bisogna vedere un po' i tempi di approvazione di Microsoft, però più o meno vorremmo lanciarli contemporaneamente per quanto riguarda la Xbox. Perfetto, grazie mille Rocco, grazie e buon proseguimento. Grazie mille.